Nel tumultuoso panorama del Mediterraneo dell'età del bronzo, tra abili navigatori e feroci guerrieri, spiccava un popolo enigmatico, gli Shardana. La loro fama di combattenti senza pari li rese leggendari, tanto da attirare l'attenzione del potente faraone egiziano Ramses II, che li volle al suo fianco come corpo d'élite. L'origine precisa degli Shardana rimane avvolta nel mistero. Alcune teorie li identificano con i popoli del mare, provenienti da diverse regioni dell'Egeo e dell'Anatolia. Altri studiosi, invece, li associano ai Nuragici, l'affascinante civiltà che fiorì in Sardegna durante l'età del bronzo. Indipendentemente dalle loro origini, gli Shardana svilupparono una cultura guerriera unica. Abili nella lavorazione dei metalli, crearono armi e armature di altissima qualità, come le spade a lingua di fiamma e le corazze di bronzo a lamelle. La loro tattica di combattimento era basata su attacchi rapidi e coordinati, sfruttando la loro agilità e ferocia per sopraffare i nemici. Le fonti egizie descrivono gli Shardana come guerrieri formidabili, capaci di eccellere sia negli scontri navali che terrestri. La loro abilità nel maneggiare le imbarcazioni li rese pirati temuti, capaci di attaccare e saccheggiare navi mercantili e insediamenti costieri. Sul campo di battaglia la loro fanteria era nota per la sua disciplina e il suo coraggio, mentre i loro arcieri erano in grado di decimare le file nemiche con una pioggia di frecce. La fama degli Shardana raggiunse le orecchie del faraone egiziano Ramses II, uno dei più grandi condottieri della storia. Riconoscendone il valore militare, decise di ingaggiarli come mercenari al servizio del suo potente esercito. Gli Shardana divennero rapidamente una componente fondamentale dell'esercito di Ramses II, guadagnandosi la sua stima e fiducia. Combatterono al fianco del faraone in numerose battaglie, tra cui la celebre battaglia di Kadesh contro gli Ittiti, dove la loro abilità e il loro coraggio furono determinanti per la vittoria egiziana. Ramses li ricompensò generosamente, concedendo loro terre e privilegi, e li integrò nella sua guardia personale, un segno tangibile del rispetto e della stima che nutriva nei loro confronti. Nella Valle dei Re, a ovest di Luxor, l'antica Tebe, c'è una tomba scavata nella roccia denominata KV14, scoperta nel 1825 dal famoso archeologo italiano Giovan Battista Belzoni, che custodiva la mummia di un famoso generale di Ramses II, Subekumshat. Le sue fattezze fisiche, barba e capelli biondi erano testimonianza che non aveva origini egizie. Anzi, l'ipotesi più intrigante era che appartenesse al popolo degli Shardana e che il suo nome ricordava una parola nuragica che significava capo guerriero. Inoltre, nella sua tomba sono stati trovati simboli nuragici che potrebbero indicare l'origine sarda del generale. Dopo la morte di Ramses II, il ruolo degli Shardana nell'esercito egiziano iniziò a diminuire. Le ragioni di questo declino non sono del tutto chiare, ma potrebbero essere legate a cambiamenti politici o militari all'interno dell'impero egiziano. Con il tempo, gli Shardana scomparvero dalle fonti storiche, lasciandoci solo il ricordo della loro leggendaria fama di guerrieri. La loro eredità, tuttavia, vive ancora nei ritrovamenti archeologici e nelle testimonianze degli antichi egizi, che li descrissero come combattenti senza pari, capaci di incutere timore e rispetto anche nei più potenti nemici. Gli Shardana rappresentano un capitolo affascinante e ancora in parte oscuro della storia del Mediterraneo. La loro storia ci ricorda il coraggio, l'abilità e lo spirito combattivo di un popolo che ha lasciato il segno nel mondo antico.
Grazie alle ricerche archeologiche e agli studi storici, possiamo oggi ricostruire la loro storia e comprendere il loro ruolo fondamentale nell'esercito di Ramses II. Gli Shardana rimangono un simbolo di forza e tenacia, un monito a non sottovalutare mai la potenza e il coraggio di un popolo unito. In fin dei conti, il mito degli Shardana non si è spento. Lo ritroviamo oggi in un altro gruppo di elite sardo, la Brigata Sassari, che in ogni conflitto dalla Prima Guerra Mondiale ha dato prova di grande valore, guadagnandosi centinaia di medaglie al merito e il titolo d'onore da parte dei nemici di Dimonios.